Centinaia di partecipanti alla manifestazione per Arturo, il giovane 17enne ferito alla gola l'altro giorno. Tanti compagni di classe, di scuola e le istituzioni hanno sfilato su Via Foria per portare solidarietà al ragazzo e dire no alla violenza. Toccanti e sentite le parole della mamma del giovane. Io credo che per Arturo sia fondamentale in questo momento sentirsi contenuto, accudito, coccolato e con una importante risposta delle istituzioni. Questo gli restituisce, come dire, lenisce le sue ferite, balsamo per quelle cicatrici, ma soprattutto gli restituisce il senso che lui può essere un simbolo. E forse questo è il modo migliore di tirarlo fuori da questa storia che è veramente cattivissima. Evidentemente questi quattro ragazzini verranno molto presto identificati, gli inquirenti sono assolutamente sulle loro tracce. E ritorsioni sono sempre pensabili e possibili, ma se siamo veramente in tanti ed è tutta la città e tutto il paese a dire basta, io mi sentirò insieme a voi più sicura. Il commerciante che ha salvato dall'aggressione Arturo racconta i momenti concitati di quella sera. La cosa peggiore è l'indifferenza della gente. Qualche passante o qualcuno che arrivava verso, diciamo, la fermata. Poi certo, se fatti il capannello dopo circa un quarto d'ora, ma vi posso assicurare che quei 20 minuti sono stati molto cruenti, perché il ragazzo perdeva sangue in un modo incredibile, la paura era quella che poteva non farcela.